Ciao, ciao a tutte, ciao suocera. Allora, e come promesso, sono passati 20 giorni, anzi uno di meno, e ce l'ho fatta a finire le due, cioè una avevo già finita e ho fatto anche la seconda. Naturalmente, la seconda l'ho fatta con le modifiche, diciamo. Perché ci metto sempre del mio nei lavori e quindi l'ho modificata. Allora, questa è quella che ho seguito con il tutorial russo, che sinceramente vi metterei volentieri nei link, ma non esistono più i tutorial perché la padrona del canale li ha eliminati. Invece questa è la mia modificata. Anche perché comunque non mi piace fare, diciamo, solo copiare, ma ho dovuto prima sperimentare per poi modificare. Allora, la modifica sta nella coda. Ok, vedete, sono totalmente diverse. E diciamo che, allora, questa qua l'ho lavorata con l'uncinetto numero 3. Ed è, diciamo, abbastanza grossetta. Questa qua l'ho lavorata con l'uncinetto 2,5 e diciamo mi piace questa misura. Comunque, essendo una più grande e una più piccola, dico che questo è il maschio e questa è la femmina. E poi niente, io vi consiglio per farla di seguire tutte le parti, cioè prima di scrivervi tutta la spiegazione, perché forse è più semplice. Io infatti ho fatto così e c'è anche Birillo e poi farla leggendo la spiegazione che avete scritto. Non è un lavoro difficile, all'apparenza sembra difficile, ma non lo è. Quindi con un po' di pazienza, santa pazienza, ce la potete fare. Poi cosa dirvi altro? Saranno credo 5 video e perché ho cercato di, diciamo, riassumere un po' di più e farla un po' più breve e ho modificato, cioè questa parte qua del sedere, questa punta qua del sedere. E non ve l'ho fatta vedere proprio passo a passo, ma vi lascio la fotografia di tutta la spiegazione che troverete sulla mia pagina. E quindi vi lascio il link sotto nella spiegazione sotto il video. E che altro dire? Mandatemi le foto se fate la colomba. E, spero che di esservi stata utile. Ho voluto condividere con voi questo, diciamo, questo progetto perché sul web ho visto che alcune non riuscivano a seguire il tutorial straniero e in italiano non c'era e così mi sono, diciamo, ho lavorato per voi. Ecco. Quindi adesso vi lascio al video e vi saluto e vi auguro ancora buona Pasqua. Allora, uncinetto 2,5, cerchio magico e iniziamo dal becco e facciamo 4 punti bassi. Quindi una catenella, poi dentro il cerchio 1, 2. 3, 4. Adesso chiudiamo il cerchio. E dobbiamo aumentare fino ad arrivare a 12 punti. Quindi facciamo 'senza chiudere naturalmente, lavoriamo a spirale. Facciamo un punto
Andiamo nel primissimo punto che abbiamo fatto. Facciamo un punto. Subito dopo un aumento. Siccome lavoriamo sul piccolo, fate attenzione a prendere i punti giusti. Un aumento, poi un punto. Un aumento, un punto, un aumento. E 2. Adesso con l'aiuto di qualcosa di cerchiamo di spingere la punta del lavoro così. Ok, adesso vado a contare i punti un attimo. Che mi sono persa, quindi sono 1, 2, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti. Quindi dobbiamo arrivare a 12 e continuiamo. Un punto. Un aumento. Poi un punto. E un aumento. Un punto. Un aumento. Adesso riconto e sono 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Quindi facciamo. Un punto. Un aumento. E un punto e un aumento. Quindi in teoria dovrebbero essere 12. Allora, contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Adesso
al dodicesimo, non ve l'ho detto, dobbiamo cambiare il colore, quindi lo disfate. Prendete sempre il filo e andiamo a cambiare colore e ci attacchiamo col bianco. Quindi vi portate così. Adesso tagliamo anche Birillo. C'è. Tagliamo il filo questo qua rosa. Allora, ho tagliato, come vedete, e facciamo 3 punti bassi di seguito. Quindi 1 2 3 e un aumento, quindi 2 punti bassi sul punto basso sottostante, poi di nuovo 1 2 3 e un aumento di seguito e di nuovo la stessa cosa per tre. E un aumento. Ok. Poi facciamo un punto basso. Scusate, 5 punti bassi. Allora, 1 l'ho fatto. 2 3 4 5 e adesso di seguito nei prossimi 5 punti bassi facciamo 5 aumenti, quindi dobbiamo avere 10 punti bassi in 5 punti bassi sottostanti. Quindi 1 2 3 4 5 6 7 9 e 10. Ok, poi di nuovo Birillo perché ci mancava 5 punti bassi di seguito, quindi
1, 2, 3, 4 e 5. Ok, poi facciamo. Scusate, ogni tanto vi dico 5 punti bassi, poi 6 punti bassi, che in totale sono 11, ma perché io ho praticamente scritto tutto quello che, tutto quello che era la parte dei punti e l'ho scritta di seguito man mano, anche questa signora russa si fermava, allora mi fermavo anche io. Per contare, insomma, un casino. Comunque, facciamo di nuovo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Stavo cercando di infilare questi due fili dentro al becco. Ok, poi facciamo nel punto seguente. Un punto mezzo alto, e qua prendiamo un segna punti e lo mettiamo in questo punto mezzo alto. Nello stesso punto facciamo un punto alto. Quindi è come se fosse un aumento, però c'è un punto mezzo alto e un punto alto. Poi facciamo di nuovo un punto alto di seguito. E 4 aumenti di punti alti di seguito. Quindi dobbiamo avere 8 punti alti in 4 punti sottostanti. Allora, quindi uno, due. 3, 4, 5, 6. Facciamo un punto alto di seguito e nel punto seguente facciamo un punto alto e uno mezzo alto nello stesso punto. Così. E mettiamo un segnapunti. Il segnapunti sta a segnare i punti mezzi alti che nei giri successivi devono essere
cioè devono combaciare, si sposteranno solo una volta. Sto cercando un segnagiri che naturalmente in questo momento non trovo. E quando mai? Ok, scusate, sono gli inconvenienti tecnici della diretta. Allora, mettiamo un segnapunti che segnano i punti mezzi alti. Adesso facciamo di nuovo 6 maglie basse. Quindi di seguito, una, due, tre, quattro, cinque, sei. E abbiamo una cosa di questo genere. Quindi abbiamo il becco. Ok, adesso procediamo con un punto basso aumento, quindi due punti bassi nello stesso punto, poi quattro punti bassi, uno, due, tre e quattro. E se avete lavorato bene, qui dobbiamo fare un punto mezzo alto dove c'era il segnapunti. Quindi lo rimettete dopo averlo fatto. E facciamo 12 punti alti. No. Di seguito 1, 2, 3, 11, 12, 12 ok, e 12 e abbiamo, siamo arrivati al di nuovo al punto mezzo alto, quindi facciamo un punto mezzo alto di seguito. E mettiamo di nuovo il segnapunti. Poi facciamo 4 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4, un aumento, quindi 1, 2 punti bassi nello stesso punto e un punto basso. Ok. Poi procediamo con 2 punti bassi. E due, poi un aumento, quindi uno, due punti bassi nello stesso punto, quattro punti bassi, quindi uno, due,
3 e 4 e siamo di nuovo arrivati al punto mezzo alto. Che facciamo? Quindi un punto mezzo alto e poi mettiamo di nuovo, poi 12 punti alti, quindi 1, 2, 11 e 12. Quindi togliamo questo e facciamo il punto mezzo alto. Ok. Inseriamo di nuovo, così abbiamo una cosa così, vedete? Che sarebbe poi la testa dalla parte di sopra. Poi facciamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E poi un aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto. Ok. Poi 2 punti bassi di seguito, 1, 2. Un aumento, 2 punti bassi nello stesso punto, 5 punti bassi, 1, 2, 3, 4 e 5 e arriviamo di nuovo al punto mezzo alto da fare. Quindi un punto mezzo alto, reinserisco la nostra amica, il nostro amico segna punti e poi facciamo di nuovo 12 punti alti. Quindi 1, 2, 11, 12 e il punto mezzo alto. Ok, e mettiamo di nuovo il segnapunti, poi facciamo 6 punti bassi, quindi 1, 2, 3. 4
un aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto e di nuovo 2 punti bassi. 1, 2. Poi facciamo 3 punti bassi, 1, 2, 3, un aumento, quindi 1, 2 punti bassi nello stesso punto. 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4 e ripetete 1 punto mezzo alto, 12 punti alti e 1 punto mezzo alto e ci ritroviamo qui. Ecco, fatti i 12 punti alti e il punto mezzo alto, facciamo 6 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi un aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto, poi 3 punti bassi, 1, 2, 3. Poi altri 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4, un aumento di punti bassi. 3 punti bassi, 1, 2, 3 e arriviamo al punto precedente al nostro punto mezzo alto e il punto mezzo alto si sposta di 1 punto. Quindi facciamo 1 punto mezzo alto, rimettiamo il segnapunti e adesso fate 14 punti alti e ci rivediamo. Il 14° punto alto è al posto del punto mezzo alto, quindi facciamo il 14° punto alto sopra il punto mezzo alto sottostante, poi facciamo il punto mezzo alto e rimettiamo il nostro segnapunto lì. Ok.